siamo al Museo Nazionale Concordiese di Portoguaro, museo archeologico, quindi civiltà romana, quale museo ospita un'altra mostra di un artista romano che ha un concetto di museo all'aria aperta e quindi ospita le sue opere, per cui Roma su Roma, una Roma antica assieme a una Roma moderna. L'artista romano è Fausto Delle Chiaie, un artista che dal 1986 viene a Roma, si mette dietro la Rapacis, di fianco al mausoleo di Augusto, e in quell'interstizio di strada spiega, stira una serie di opere che formano il suo museo all'aria aperta. Ecco, la tecnica di questo museo è che è un po' variabile, nel senso che lui può una mattina mettere 50 opere come 60, ed è molto, come dire, lì per lì, che è anche il titolo di questa mostra, cioè occasionale, nel senso che se trova, non so, i topolini che mangiano il formaggio dentro il mausoleo, lui ci mette il cartellino "siamo allo zoo", oppure arrivano dei turisti che si siedono sul muretto per rilassarsi un attimo, lui mette il cartellino "visitatori numero 2, numero 5, numero 3, quelli che sono". Quindi è un artista che lavora sulla performance, sull'ironia, sulla contraddizione, sul rapporto con l'altro, col pubblico, che non è il solito quadro tradizionale, dove tu ti trovi davanti a un linguaggio già costruito, strutturato, per cui magari pensi e rifletti. Qui siamo di fronte a un fatto che ti pone una contraddizione, un elemento ironico, e tu devi completarlo, che è quello che poi faceva e diceva Duchamp. Lui tra l'altro dice che Duchamp lo ha colpito ma non stordito, nel senso che gli è piaciuto ma non se ne è innamorato, però usa le medesime tecniche. Le sue opere sono opere che si ripropongono da anni, in sostanza. Quindi lui ha costruito un'idea di museo con delle opere che sono fisse, che però vengono riproposte, cioè di volta in volta tu trovi la stessa opera. Io ho un'opera sua che è "Lo chef consiglia metà porzione", ecco, lui ogni piatto che rompe può costruire la stessa opera, però cambia le persone che la possiedono, come cambiano le persone che la vedono. Quindi l'opera in sé è una struttura di pensiero che tu completi nella relazione che instauri. Difatti questo tipo di arte, questa modalità di fare arte si chiama arte relazionale, che è una tecnica, una categoria, diciamo, costruita da Nicolas Bouriot, un francese, nel 2002, che l'ha un po', diciamo così, lanciata. Ecco, questo modo di operare è un modo nuovo, performativo, che cambia, e quindi l'arte non è più quella solita, per cui questa aspettativa, che adesso vedremo magari, come dire, consultando o compulsando qualche opera, ti dà l'idea di una cosa che è fissa ma è provvisoria. E quindi è un'arte che ti resta, ma resta soprattutto nella tua memoria, ecco, non ha una fissità. Quindi è un museo, giustamente all'aria aperta, un museo più immaginario che un museo concreto e reale dentro una Roma antica. Ecco, qui inizia il percorso della mostra, no? Come vi accennavo prima, una delle opere, secondo me, lasciatemi fra virgolette, capitali, piena di ironia, è questa qui, "Lo chef consiglia metà porzione", cioè il piatto di solito tiene una porzione intera, mezzo piatto rotto contiene mezza porzione. Tu cosa ne pensi, Francesca? Francesca Benvenuta. Io penso che in un museo archeologico sta benissimo questa mostra che dimostra una grande ironia che è tipica delle persone molto intelligenti, perché ironia e autoironia sono delle caratteristiche essenziali per l'intelligenza. Anche gli antichi avevano un loro modo di essere ironici, ridevano soprattutto però per scongiurare la morte. Cioè, in fondo ridere serve anche a questo. Aristotele diceva che ci distingue il riso dagli animali. Forse, non so, ogni tanto quando vedo qualche cucciolo mi sembra impossibile che sia così, però è vero che abbiamo come uomini una grande possibilità, che è quella di ridere delle cose che ci accadono, ma anche di noi stessi, e questo è fondamentale. E gli antichi, per esempio, fino al 1911 esisteva anche nella Chiesa una cerimonia liturgica che era quella del risus pascalis, in cui si dicevano oscenità in chiesa, o scene, appunto, frasi assolutamente ridicole,
per scongiurare la morte. Così lo fanno i romani antichi anche per scongiurare la vanità, perché quando un generale vittorioso poteva sfilare nel trionfo a Roma, aveva vicino a sé tutti i soldati che lo riempivano di battute molto molto anche pesanti, proprio per ricordargli, anche se stava, era in quel momento l'uomo più importante di Roma, per ricordargli che era comunque sempre un uomo. E questo è fondamentale. Ecco, secondo questa mostra, qui, in questo museo archeologico, si sposa perfettamente con quello che era la visione della vita da parte degli antichi. Sì, non solo, ma anche lui ne fa un uso anche un po' libertino, nel senso di libertà, di concezione diversa della vita. Ecco, quando, ecco, anche qui Roma 2000 anni dopo diventa una carta geografica strapazzata, buttata lì. Non è la Roma imperiale di cui parlava Francesca adesso, no? È una Roma proprio che non vale più niente, ecco. Poi tralasciamo la cronaca di questi giorni o di questi tempi rispetto a Roma. Però anche qui, vedi, ci sono le urne cinerarie che contenevano, diciamo così, le ceneri dei morti, dei defunti, e lui ci ha messo dentro le caramelle dicendo dulcis in fundo. Quindi è nel fondo il dolce, non sa mai, questo è un riferimento anche all'aldilà o meno, però in sostanza tu la sorpresa l'hai sempre al di là, sempre sul fondo, non sai mai cosa c'è, se è positiva o negativa. Ecco, questo è un'opera molto particolare. L'uso delle caramelle non è nuovo nell'arte contemporanea. González Torres lo usa anche lui, e lì era un discorso sull'AIDS, sulla malattia, eccetera, che è un artista cubano morto di AIDS. Ecco, poi preso di mira, è una pietra enorme, distrugge un uccellino, una gabbietta, per dirti, ecco. O ancora, qui l'opera è trafugata, ecco. C'è una presenza e un'assenza. L'idea ti fa pensare all'opera che c'è dentro, che puoi immaginare tu, che in effetti non c'è. È un gioco che troveremo anche di là, quando lui metterà un mozzicone di sigaretta e dice torno subito, e non torna nessuno. Quindi è affermare che l'assenza è più forte della presenza, e quindi la contraddizione, lavora sulla contraddizione, che ti fa pensare, no? Dice, ma come, questo non c'è nessuno, la cicca è qui, si è consumata, eppure lui dice torno subito, no? Ti prende un po' in giro, ecco. E qui anche diventa delizioso, anche in questa, dove nella Divina Commedia, che è costruita per canti dal poeta Dante, lui mette gli uccelli in canto, quindi disegna degli uccelli nei canti del poema di Dante, quindi li chiama uccelli in canto. Che non stanno cantando, ma sono disegnati all'interno di un canto poetico di un altro artista, no? Quindi, ecco, questo gioco ironico sempre presente in sostanza. E io mi riallaccio allora con una satira, un breve brano di Giovenale, che parla dei poeti, che i poeti a Roma dovevano essere spesso mantenuti da altri amici. E allora lui scrive: Numitore, poveretto, non ha nulla da mandare all'amico, un poeta povero. Ma il denaro per far regali alla sua quintilia non gli manca, né gli è mancato quello per comprarsi un leone addomesticato, che mangia carne in abbondanza tutti i giorni. Già, si sa che un leone richiede meno spesa e che lo stomaco di un poeta ha maggiori esigenze. Andiamo un attimo in qua, che vi faccio vedere un'altra cosa. Sì, beh, dappertutto. Dappertutto, che poi è stato il tema di una biennale di Ara Zeman di qualche anno fa, che lui vedeva l'arte dappertutto. Qui il dappertutto non è riferito all'arte, ma è riferito ai McDonald's, che è in tutto il mondo, è globalizzato come azienda, quindi tu mangi uguale dappertutto, insomma. Posso chiederti, sì. In realtà tutte queste opere che rivelano sì questa ironia, però sono un'analisi attenta della società, certo. E anche una critica, certo. Fondamentalmente molto profonda. Sì, sì, ma sì, non è un'ironia solo su se stesso, come tu dicevi all'inizio, che è autoironia. Qui è un'ironia nei confronti, quindi è una critica sociale, evidentemente. Lì all'inizio c'era una opera dove c'era un braccio di una bambolina e lui diceva non gettateli nel cassonetto, perché era rimasto impressionato, me lo raccontava, rimasto impressionato di quella storia che i bambini li buttavano nel cassonetto.
E quindi fa del, ecco il discorso della relazione che facevamo, cioè l'arte relazionale. Perché? Perché è legata alla società in cui vivi, agli stimoli che la stessa società, negativi o positivi, che sta all'artista, al poeta, a tradurli in un elemento artistico e dargli un altro contenuto. Devo dire che affrontarli con questo stato d'animo, con questa ironia, li fa sembrare ancora, diciamo, la forma leggera della presentazione appesantisce in realtà poi la sostanza, nel senso che ti fa pensare molto in modo profondo a quello che... Certo, poi tu di solito, ecco, succede quasi sempre, quando tu visiti una mostra poi hai il ricordo, memorizzi, e in quello, ecco, lui, diciamo che proprio come diceva Duchamp, anche altri artisti, soprattutto russi, dicevano l'arte è un pugno sullo stomaco, i surrealisti usavano un po' questa tecnica, non è fatta per dormire, non è fatta per piacere. Certo c'è anche Matisse, ma c'era anche Picasso, il contraltare era anche questo, no? Quindi c'era una lotta continua tra, come dire, bene e male, ecco, permettetemi. Volevo farvi vedere, questa è l'imballaggio dell'ASVO, che è stata sponsor di tutta questa manifestazione, che noi dobbiamo ringraziare, ma è giocata su Rubis, robaccia, l'immondizia. Lui ha fatto un catalogo con la Electa, dove questa cosa sua la considerava robaccia, ma robaccia di qualità. Insomma, diciamo che anche, come diceva una famosa canzone di un tango, dal fango non nascono i fiori. Ecco, in questo caso... del fango nasce il fiore. Bella imbusta, ecco, bella imbusta anche qui. La bella imbusta, ma noi si dice bel imbusto, no? C'è un bel imbusto per dire, voilà, che te la racconti, ecco, lui gioca bella imbusta. Ecco, qui per esempio ho fatto una barca di soldi, no? Simone, ho fatto una barca di soldi. È una barchetta e sono tutte monetine, però l'idea della barca, tu pensi una nave, no? Transatlantico, una barca di soldi, quindi questo è il gioco un po'. Ed è un uso veramente sapiente della parola. Sì, cioè quando in un mondo dove la parola non conta più niente, perché sappiamo quanto pochi vocaboli vengano usati, utilizzati dai giovani soprattutto, lui in realtà gioca con le parole, certo. E, oltre che con la realtà, ed è veramente... Sì, si presta bene, continua a dirlo, con il mondo antico che della parola fa quasi un vessillo, insomma. Certo. La parola è fondamentale, la forma è sostanza. Sì, quest'opera qui è Dio respira, no? Ecco, tu pensa, Dio respira. Cioè, c'è un'altra foto di questa opera dove tu vedi che le foglie sono mosse dal vento, perché all'aperto, come faceva lui, prendeva un grumo di foglie e le foglie venivano mosse dal vento, quindi il respiro di Dio. Questa è una concezione animistica, questa è potente, insomma, no? Adesso, per carità, può essere il Dio cristiano, il Dio ebraico, il Dio, ma può essere anche gli dei romani, pagani. Però il movimento dà l'idea dell'anima, che è in greco, no? Che è respiro in fondo, fisico, no? E quindi Dio respira, insomma, noi respiriamo, in questi tempi non ci accorgiamo, adesso ci accorgiamo che l'aria è importante, perché il virus colpisce i polmoni, ma altrimenti tu nasci, è una funzione normale, non ci fai neanche caso. L'artista ci ha fatto caso. Capisci? Per gli antichi egiziani era l'energia vitale che passava attraverso questo. Certo. E quindi è... Però ci vuole un artista che già ti fa pensare in tempi non sospetti, voglio dire, no? Ecco, qui poi ci sono diversi giochi di vario tipo. Ecco, questo è simpatico, anche questo, perché è lui stesso, la fotografia di lui con una vecchia borsa, e dice artista portato in borsa, che la borsa si considera quella finanziaria e basta. Questa è graziosissima anche questa. Ecco, torno subito. Che c'è la torno subito, la sigaretta, e qui non c'è nessuno, no? E la sigaretta è il fumo che si dilegua, è il pensiero anche che si dilegua, in sostanza. E qui questa è anche molto carina, ragazza in gamba, questa è una gamba di una sedia vecchia in legno, dove ha dipinto e ha messo dei finti capelli con del filo, e si chiama ragazza in gamba. Una gamba sola. E allora mi viene in mente Marziale, che in un suo epigramma dice: Quinto ama Taide, e gli viene chiesto: ma
le taide, quella guercia. Ah, allora, taide, manca un occhio, ma quinto tutti e due. Non la vedeva bene. Ecco, potremmo tornare qui, in questa opera qui, che è bellissima. Questa è preoccupata, ma non nel senso di una preoccupazione interiore angosciata, è occupata prima, è preoccupata, quindi tu non ti puoi sedere. Anche qui c'è il gioco ironico. È un'opera molto bella. Abbiamo dovuto andare a prendere una sedia come lui la voleva, ovviamente il sasso che pesava. Adesso vi porterei a vedere le immagini, le pitture, perché in fondo lui ha fatto scuola di pittura, quindi non è che non sa disegnare, sa dipingere. Anzi, i suoi amori sono Giacometti e Picasso. E quindi le cose che vedremo sono molto picassiane. E io ritorno, Giacometti in fondo parte dall'Ombra della Sera, quindi un reperto etrusco, dal Museo di Volterra, il Museo di Guarnacci di Volterra. E lui, e questo nome dato da D'Annunzio, tra l'altro, a questi reperti etruschi, verranno ripresi da Giacometti in questo fantastico suo mondo viaggio. Tra l'altro lui smangia la luce, mentre a Volterra c'è la luce, lui la smangia proprio col sagomare il dito. Ecco la metà partita, che è un po' il gioco del piatto di prima. Ecco, quindi vedi, le forme mentali restano, cambiano le strutture artistiche, ma le forme mentali restano sempre, e questo è l'importanza. Io ho un sassolino nella scarpa, un sassone qua. Anche questa è molto carina, te la regalo, che può essere una tela che io ti regalo, ma anche te la regalo, e te la regalo, quindi uno compra la tela per regalarla. Ecco, qui siamo di fronte un po' a una serie di disegni e vediamo molto bene. Lui ha creato con tutte queste opere che sono sue fino in fondo, che sono di collezionisti diversi di Portoguaro, ha creato una pinacoteca momentanea. Quindi lì per lì ha creato l'opera, ecco il titolo della mostra che ritorna. Lì per lì ha costruito una pinacoteca di opere sue. Quindi è un'opera fatta con opere diverse, no? E quindi diventa un astro mentale, psicologico. Che tu costruisci. E come vedi qui Picasso ci sta molto bene, insomma. Tutta la qualità di Picasso. Ah, qui adesso, non so, voi non l'avete presente, ma questo ricorda una corrida di Picasso. C'è proprio questo, il Picadores che infigge il toro, insomma, no? Quindi l'arena, anche qui, Roma, se vuoi, no? Le arene costruite. Assolutamente, il mondo anche gladiatorio ha restituito moltissimi aneddoti grotteschi in questo caso, perché di fronte proprio a una morte che avveniva costantemente in questi luoghi di spettacolo, in realtà gli scrittori poi prendevano spunto per raccontarli in maniera grottesca. E quindi mi riallaccio un po' al mondo antico, che ha questo modo di ironizzare, che spesso è sarcastico, o spesso è terribile, cioè forse lontano da alcune nostre corde, e distingue la società, cioè il popolo ride in un certo modo e per certe cose, i nobili e i ricchi per altre. Quindi c'è una grande differenza, però il riso è comunque una costante, addirittura di fronte a Commodo proprio, che durante una lotta gladiatoria taglia la testa a uno struzzo, poi la mostra ai senatori, e facendo vedere la paura che dovevano avere loro, perché sarebbero finiti così. Invece di suscitare paura, suscita ilarità. Per cui tutti questi senatori che ridono verranno poi giustiziati da lì a poco, e allora ci sarà uno di loro che invece comincia a mangiare le foglie di una corona di alloro che ha lui, proprio per far vedere, per evitare di ridere. E cominciano tutti a masticare queste foglie, ma ridendo di un uomo che alla fine, pur essendo l'imperatore, era considerato un minus. E difatti la differenza è che loro avevano il concetto di tragico, che da noi in poi è scomparso.
Cioè la nostra civiltà tecnologica ha allontanato tutti questi sentimenti di tragicità, il riso, il grottesco, la tragedia, no? Viviamo un'eterna commedia, come un nastro, no? Quindi la memoria non c'è più. Ecco che invece lui, lavorando sui concetti, dicevo prima, e quindi è molto concettuale questo, ci sono esperienze nell'arte fluxus o come dicevo quella relazionale, ma al di là di queste esperienze la verità è che l'artista è un'antenna in sostanza e ti pone i problemi che socialmente noi siamo abituati ormai a dimenticare, a allontanare da noi, e lui ce li pone, ecco, perché è una società che ha la morte costante e non la perde di vista e l'accetta nell'economia di una vita, certo, quella antica, noi, quella antica, certo, perché la nostra ha allontanato, sì, la morte in tutti i modi. Bravo, sì, sì. Avendone più paura e quindi non riuscendo più ad ironizzare su quello che accade, certo, perché certo, tutto diventa insopportabile. Mentre l'essere costantemente vicini alla morte comunque rende più facile affrontare i problemi sì, e le difficoltà. Beh, io ti ringrazierei per queste tue considerazioni che sono importanti, legate alla Roma antica e ai concetti anche contemporanei di questo nostro caro amato artista Fausto Delle Chiaie. Concluderei così? Sì, sì, io aggiungerei solo una piccola cosa, perché prego, c'è una raccolta di... Noi le chiameremo barzellette. Nel IV secolo d.C. è scritto in greco ed è proprio per l'amanti delle risate. E io volevo leggervi solo un ultimo pensiero proprio tratto da questo testo greco, che è molto particolare. E un indovino incompetente predica a un uomo il suo futuro e gli dice che non potrà avere figli. Quando l'uomo ribatte di averne già 7, l'indovino replica: ma li hai guardati bene? E quindi... Se era il suo, se l'è cavata per... Ecco, quindi una grande ilarità, una grande, certo, ironia, certo, che e noi in un museo dove abbiamo un'iscrizione di un medico, anche se illeggibile in questo momento, è un archiater che probabilmente apparteneva a una corte reale imperiale di Teodosio, ma... Allora mi stimola a dire solo a leggere 2 epigrammi di Marziale e così concludere. Di fronte a questo mondo della medicina, Marziale diceva di un uomo: faceva il chirurgo, ora il becchino, poco male, si vede che gli piace il cliente in orizzontale. E un'altra: fino a poco tempo fa Diavolo era medico, ora è becchino. Ciò che fa da becchino lo aveva fatto anche da medico. Con questo. Grazie. Grazie a Boris Broll e grazie a Fausto Delle Chiaie per questa meravigliosa esposizione che resterà aperta e che noi vorremmo proprio illustrarvi dal vivo, quindi con magari una giornata, non appena potremo, dedicata a voi visitatori e naturalmente al grande artista che è ospitato al Museo Nazionale Concordiese di Porto Gruaro.